In sala Casinò, Oscar Iarussi ha presentato il documentario Giulio Andreotti, il cinema visto da vicino. Una lunga conversazione tra il senatore e il regista Tatti Sanguinetti, che verte sul controverso e passionale rapporto del politico con il cinema italiano. In sala, Sanguinetti ha tratteggiato per il pubblico un'immagine di Andreotti censore del cinema italiano, che nel confronto accetta tale definizione di se stesso e in qualche modo si autoparodia nelle argute risposte all'interlocutore. Buon pomeriggio a tutti, sono Oscar Iarussi del Comitato Selezione della 78esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica. Siamo qui per la presentazione del film Giulio Andreotti, il cinema visto da vicino, di Tatti Sanguinetti, che invito subito ad affiancarmi, Tatti, qui sul palco, sul palchetto, on stage. È un film che viene presentato nell'ambito di Venezia Classici, un documentario nell'ambito di Venezia Classici che, come sapete, ripropone alcuni classici del passato e dei documentari sul cinema di ieri. È un film dedicato alla figura di, appunto, pleonasticamente alla figura di Giulio Andreotti, spesso evocato in relazione al cinema italiano, alla storia del nostro cinema, talora non in maniera del tutto lusinghiera e talora, come si vedrà in questo film, in maniera impropria, quando si evoca in maniera non troppo lusinghiera. Andreotti fu giovanissimo sottosegretario allo spettacolo nell'immediato dopoguerra, nel 1947, meno che trentenne, 27enne se non ricordo male, e la sua storia politica, la sua biografia è connessa anche a quella della mostra del cinema del Lido, perché nell'immediato dopoguerra la mostra subito si tenne a Venezia, però, e fu lo stesso Andreotti poi ad adoperarsi, insieme ad altre cose di cui si vedrà nel film di Tatti, ad adoperarsi affinché la mostra fosse riportata nella sua sede naturale, nel suo alveo storico dove era nata alcuni lustri prima. Tatti Sanguinetti, se vuoi dirci qualcosa. Beh, intanto vorrei salutare, c'è una persona in sala che appare nel film, una persona schiva, discreta, ma in questo film Andreotti, esprimendo dei suoi giudizi sul mondo del cinema, anche sulle dive, anche sulle donne, Andreotti aveva una visione, amava il cinema, non solo il cinema ottimista, non solo il cinema comico, non solo il cinema leggero, ma anche il cinema melodrammatico. E vorrei salutare e ringraziare Isa Barzizza, a cui è dedicato un passaggio di questo film. Grazie Isa, che naturalmente non vi anticipo, ma è un piccolo momento esilarante che si fa riferimento a una sequenzina di FIFA Arena, un lapsus, non so se più di Mattori o di Mattori, ma questo mi dà l'idea dello stato confusionale in cui sono. No, e dopo 45 anni, ho cominciato a frequentare il festival nel 69, dopo 45 anni mi spettava di diritto questo cosa. No, il film che vedete è ce n'è ancora, perché abbiamo girato 45 ore. Io questa cosa non è un film perfetto, è un film però a prova di bomba, perché quando si parla di Andreotti bisogna essere documentati, bisogna essere protetti, e quindi abbiamo fatto un film che non è un film, che è un oggetto che abbiamo confezionato apposta per la mostra di Venezia. In realtà ci doveva essere il trittico finale di una parte dedicata alla censura, perché la censura funziona, la censura tiene, la censura attrae, la censura piace, la censura fa sorridere. E invece, essendo diventato l'esordio di questo serial, dalle puntate infinite, insopportabili, non sappiamo, ma speriamo bene, la censura è divisa in due parti. Da un lato c'è la parte dell'Andreotti censore, il nemico pubblico numero uno del cinema italiano, una figura, come ha detto Oscar, l'è riuscita a dirlo con un eufemismo, com'era? Non sempre positivo, tratteggiato in modo non sempre positivo. Naturalmente voleva dire che era ritenuto veramente pericoloso di tutto l'armamentario lessicale, propagandistico, sloganistico degli anni 50, tutto tramontato, tutto è esterpe, rovina, macerie, meno l'immortale, inestirpabile frase: i panni sporchi si lavano in famiglia. Ancora tre settimane fa, il paginone sul Cristo di Pasolini, paginone centrale della cultura della Repubblica, c'erano 10 righe, 15, 14, 20, in cui si diceva i panni sporchi si lavano in famiglia. Le cose non sono andate esattamente così, sono un po' più complicate, e questo film lo racconta in un modo doppio. Da un lato Andreotti racconta le sue vicende di censura, e mi sono accanito, almeno nel caso di Umberto D,
a raccontare come andarono veramente le cose e andarono come le raccontiamo noi. E d'altro lato Andreotti, con questa sua capacità strategica, irresistibile, captatoria, si autoparodizza, accetta di diventare per eternum, secondo un ordine Melchizedek, il censore del cinema italiano. Quindi lo faccio parlare del tango, lo faccio parlare di molti film successivi alla sua era, perché Andreotti, quando se ne va, non smette di amare il cinema, non smette di proteggerlo, inventa Lucisano, inventa Dino De Laurentiis, regala 25.000 alpine alla Grande Guerra di Monicelli, alle finanze si occupa delle tasse di Totò e di Sordi, alla difesa impresta gli alpini. Insomma, Andreotti, anche nel periodo in cui non poteva più frequentare una sala cinematografica, ama il cinema, era un po' come siamo noi, dei cinefili, degli spettatori appassionati, anche molto altro naturalmente, ma credo questo basti. E io spero che l'irresistibile Roberto Cicutto, che è l'uomo che ha preso questo cadavere annegato che era questo film e l'ha fatto sbarcare sin qua, spero che ci aiuti a finire quello che si è cominciato, come diceva Fritz Lang. Segnalo che in sala ci sono anche la signora Serena Andreotti del Comitato Giulio Andreotti e il dottor Anastasi del Ministero dei Beni Culturali, che naturalmente hanno supportato il film. Buona visione, grazie.